Marcello, cominciamo tracciando delle percentuali. Edison, l'inventore, sostiene che il talento non è figlio della genialità innata, cioè per l'1% ispirazione, tutto il resto è traspirazione, cioè sudore, applicazione, lavoro. Io credo sia arrivato il momento di stabilire quali sono le percentuali nel tuo successo, nella tua carriera. Voglio dire, sei stato baciato dalla grazia oppure ti sei spaccato la schiena? Ma io direi un po' tutte e due. Credo di essere stato una persona fortunata, sicuramente. E tutta la mia carriera, che è costellata di grandissimi successi, più importanti al mondo, ma anche di grandi delusioni, qualche fugace nuvolare, c'è stato qualche temporale, no? qualche fugace nuvoletta, ma anche qualche temporale. Fossi presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, attaccherei tutti al muro e gli darei il calcio nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta, soltanto questa avevo detto. Mi viene in mente una frase che ho letto molto bella di Michael Jordan, che diceva che lui nella sua carriera ha trasformato 30 o 40 canestri decisivi all'ultimo secondo, altrettanti negli ultimi 10 secondi, ha fatto non so quante decine di migliaia di punti, però ha anche perso 350 partite, 30-40 volte i suoi compagni gli hanno affidato il tiro decisivo, l'ha sbagliato, insomma, e forse sarà per tutto questo che dice che io poi nella mia carriera ho vinto tutto. La carriera è fatta di alti e bassi, ci sono delle cose, non si può vincere sempre. Anzi, l'essere umano nei momenti negativi che costruisce tutti i suoi successi. Ah, certo. Io ho avuto gli uni e ho avuto gli altri. Sono stato una persona fortunata, ma credo molto umilmente e senza presunzione di averci messo anche molto carattere, molta voglia, molta determinazione. Va bene, comunque più alti. Come dicevi tu, la buonissima stella che ha accompagnato la tua carriera negli ultimi anni ti ha consentito di toglierti sfizi a ripetizione. Sei diventato il primo, no, a vincere la Champions due continenti, e mi pare che il tuo club avesse pianificato 5-6 anni, no? Sì, questo mi hanno chiesto, riusciremo a vincere la Champions in 5 anni? Ho detto, ci possiamo provare, gli ho detto io, dobbiamo dare tutto il massimo, anche voi, gli ho detto al grande capo, per vincere in Cina va bene così, per vincere a livello internazionale ci vuole qualche giocatore internazionale, sono stati bravi loro e abbiamo anticipato i tempi. Due scudetti e una coppa nazionale, insomma, se non avessi l'età che hai, ci sarebbe anche da montarsi un po' la testa, cioè praticamente adesso nei libri di storia, non so se succederà adesso, succederà tra qualche tempo, verrai prima di Marco Polo, anzi qualcuno dirà che avrai ottenuto anche risultati superiori, insomma una bellissima cosina da raccontare ai nipoti questa. Ah no, è una bellissima cosa da raccontare, la bellissima cosa è l'entusiasmo che si è creato in Cina, la grande considerazione che c'è nei confronti del calcio italiano, ancora c'era, ancora prima che arrivassi io, e che ultimamente si è un pochino rafforzata. Io pensavo che laggiù amassero più il calcio spagnolo, inglese, tedesco, invece amano molto il calcio italiano. E si è creato un entusiasmo incredibile, i numeri sai che sono enormi, abbiamo 55.000 spettatori tutte le domeniche, tutti vestiti con la maglia rossa, c'è grande entusiasmo. Sì, questo è sorprendente. Poi tra l'altro c'è questa curiosa abitudine di fare il tifo a favore, sì, non contro, come succede. Sono rimasto un attimino sconcertato quando ho visto per esempio venire a giocare lo Shanghai Shenhua, nel quale giocava Drogba, e tutto, appena è entrato in campo Drogba, tutto lo stadio gli ha fatto un applauso, hanno applaudito il grande campione. Io onestamente quando vado fuori a giocare in trasferta, entro in campo e mi applaudo. Una volta in onore nostro, di tutto lo staff italiano, abbiamo avuto i bambini che accompagnano mano per la mano i giocatori, tutti con la maglia della nazionale italiana. Ho avuto a Liaoning una volta, ho avuto un mega manifesto con la mia foto, con i tifosi della Juventus che dicevano grazie Marcello per tutto, insomma, queste cose qua fanno molto piacere. No, messa così è una specie di città del sole, però voglio dire, com'è stato e come sarà ancora, visto che è ancora un anno di contratto, vivere in un paese che ha 1.400.000.000 di persone, sei a 10.000 km da casa,
cioè voglio dire, anche un paese che esercita un controllo piuttosto robusto, rigoroso, no? Sull'individuo, sulle persone. Voglio dire, è sempre comandato tu, hai dettato tu le regole da A alla Z. Lui sei il professor Lippi, no? Io sono, sì, cioè un'abitudine di chiamarmi professore che nasce da, innanzitutto dai brasiliani. I brasiliani il coach lo chiamano professore. E poi così mi chiamano professore. La sensazione che ho avuto subito io è che loro non mai avrebbero pensato di essere allenati da un allenatore che aveva vinto il campionato del mondo, no? E devo dire che io un pochino mi sono sorpreso anch'io di ritrovare quell'entusiasmo che ho ritrovato ad andare sul campo tutti i giorni. Pensavo che ero un pochino preoccupato, onestamente, era dal 2004 che non avevamo un club, 8 anni, e perciò riandare in campo tutti i giorni, preparare gli allenamenti, partite, ogni 3 giorni un viaggio, una partita, no? Invece loro hanno visto questo allenatore che va in campo con entusiasmo, che si prende la sacca dei palloni, se la porta sulle spalle e va in mezzo al campo, che ha sempre, urla sempre, che, e questa è la cosa bella che io mi sono sentito dire dal ministro dello sport, per esempio, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto la sensazione che dà lei è che non è come quella che di tutti gli altri che sono venuti, per i soldi, ma lei è venuto con grande entusiasmo, e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Ti è mai capitato, che ne so, di sedere al desk a tavola con una famiglia di cinesi normali e parlare, che ne so io, di politica demografica, di diritti civili, che lì sono variamente interpretati? Spesso, io mi è capitato spesso di pranzare con i dirigenti nostri, con le famiglie, anche molto spesso viene mia moglie a trovarmi, e io parlo molto spesso di loro, delle loro difficoltà, per esempio a un paese che sono 40 anni che con i paraocchi, che rispondono solo ai comandi, no? Fanno solo quello che gli dicono, e tant'è vero che le difficoltà lì sono che se tu proponi 2 o 3 cose dove c'è da scegliere nascono le difficoltà, perché è gente che ha sempre eseguito quello che gli veniva a comandare. E per esempio io molto spesso mi arrabbio con i miei dirigenti perché accettano tutto quello che viene imposto dalla federazione. Noi abbiamo 10 giocatori in nazionale e non abbiamo mai un vantaggio, mai, niente. Nessuno che ha il coraggio di andare a contestare le decisioni che prendo, io mi divento matto in quello, no? Siccome non esiste una lega, cioè non esiste un'istituzione che rappresenti le società, che difende i loro diritti, questi fanno sempre tutto quello che dice la federazione e diventa difficile. Allora io mi arrabbio e gli domando: ma voi non avete, insomma, un cervello da ribellarvi? Non si può accettare sempre tutto, no? E loro questo argomento lo sfuggono, loro fanno quello che gli dicono, non c'è niente da fare. Senti, l'incubo peggiore è questo o il traffico? Perché mi ricordo che era un'altra cosa. Il traffico è grande, però basta individuare gli orari. Noi abbiamo degli orari, per esempio io non vivo in centro, vivo in un villaggio costruito dal nostro grande capo, che si chiama Engdahl, che vuol dire Evergrande, e dove ci vivono 70-80 mila persone in questo villaggio, dove ci sono dei grandissimi palazzi a schiera. Sotto questi palazzi ci sono alberghi, centri commerciali, palestre, spa, eccetera, eccetera. E poi sotto tutta una serie, ci sono 300 case, 300 ville e un fiume con tanti giardini. Io vivo lì, ho vissuto per 3 mesi in albergo, poi mi hanno dato una villa grandissima, tant'è vero che io ho detto da solo non ci vivo in questa casa, quando ho fatto venire Maddaloni e Rampulla che stanno con me e viviamo in questo posto. E a un quarto d'ora dai campi di allenamento, e perciò vicino, e poi un paio di volte a settimana, la sera alle 7:30 dopo l'allenamento 8, in 40 minuti andiamo in centro, andiamo a mangiare al ristorante. E la sera poi quando torniamo alle 10:30, 11, ci mettiamo mezz'ora, perciò grandi problemi di traffico. Il mio incubo, sai cosa sono? Le conferenze stampa. Le conferenze stampa fatte il giorno prima della partita sono un incubo per me, perché intanto le conferenze stampa laggiù sono 3 persone, arrivo là, 2 domande, durano 3 minuti, ma io devo andare dall'albergo dove siamo in ritiro fino allo stadio,
e ci metto un'ora, un'ora e dieci a quell'ora lì, alle 3 del pomeriggio di sabato, e poi faccio 3 minuti di conferenza stampa e poi li faccio un'ora, un'ora e mezzo per andare a campo allenamento. Io gli ho detto 1000 volte, ma scusate, ma fateli venire a... No, non c'è niente da fare. Nessuno pensa di obiettare a una decisione presa dalla federazione, nessuno si sogna mai di farlo. Come si esercita e che cosa vuol dire essere leader dentro e fuori dallo spogliatoio? I sociologi danno varie interpretazioni, mi ricordo Alberoni a proposito della tua leadership, sì, disse che era una leadership etico-sociale, nel senso che ci sono i leader che impongono, non parlano con i collaboratori, e invece quelli che discutono tutte le scelte. Tu appartieni a questa seconda categoria. Sì, e ne sono felice di appartenere a questa seconda categoria, ma io penso che il leader... Non ha bisogno né di urlare, ci sono tanti tipi di leader, no? C'è il leader con l'esempio, io parlo per esempio di tanti giocatori, c'è il leader di personalità, leader carismatico, c'è il leader nasce nella quotidianità dei rapporti, a seconda di quello che tu quotidianamente mi dice una persona, io recepisco, capisco che la sua intelligenza, la sua cultura, la sua... saggezza, e piano piano ascolto, perciò diventa un leader, diventa un punto di riferimento. Lo stesso accade con i giocatori. Io sono uno che ho sempre parlato con i giocatori, ho sempre cercato di trasmettere tutte le sensazioni che avevo per cercare di creare dei presupposti psicologici che appartenessero a tutto il gruppo, e ho sempre cercato collaborazione dai miei leader. Io ne ho avuti tanti leader, non è vero che quando si dice in una squadra che ci sono troppi galli nel pollaio, no, i galli nel pollaio sono una cosa, i leader sono un'altra cosa. Avere tanti leader sono le fortune di un allenatore, e perciò penso che i galli nel pollaio, per tornare al discorso, i galli nel pollaio sono quelli, sono i campioni ai quali madre natura ha regalato delle grandi doti, però vogliono, non sono intelligenti, di loro non ci mettono niente, pensano di essere più bravi, vogliono fare i primi attori, le prime donne, batto io il rigore, la punizione lo batto io, si incazzano con gli arbitri, scusa il termine, e prendono 5 giornate di squalifica, e poi dopo... Piacerebbe farti fare dei nomi, ma non sarebbe carino. No, non sarebbe carino, però vabbè, è facile intuirli, tanti nomi. Sì, si intuiscono. E perciò, che succede? Succede che queste squadre... Ci sono dei momenti che giocano benissimo e la gente dice mamma mia come giocano bene questi, e chi li batte quando se giocano sempre così? Il problema è che non giocano sempre così, e allora succede che hanno alti e bassi, passano dal 30 al 150, ma non si vince con questi alti e bassi, si vince con la continuità. I fuori classe invece, i leader sono altri, sono fuori sul campo, fuori dal campo. Perché Cannavaro dopo il mondiale diventa FIFA World Player e tutti i CT delle nazioni del mondo e i capitani delle nazioni del mondo li danno al FIFA World Player e poi i giornalisti gli danno il pallone d'oro? Perché? Perché è stato un fuoriclasse, è stato un leader, nell'immaginario collettivo il fuoriclasse è quello che fa i colpi di tacco, i passaggi liftati. No, non è quello, il fuoriclasse è quello che sul campo e fuori dal campo fa vincere la propria squadra. Mi interessa sapere come esercitasti la leadership in quel mondiale 2006, cioè a distanza di anni, qual è quella che consideri la mossa, la strategia, non solo tattica, che è stata il tuo capolavoro? Ma no, il capolavoro è stato la vittoria del mondiale, e ad un capolavoro hanno partecipato tutte le 50 persone che facevano parte della nostra spedizione. Quello è il capolavoro, la quotidianità dei rapporti, la costanza dei rapporti, dare la sensazione a tutti che erano tutti trattati alla stessa maniera. Per esempio, successa una cosa all'inizio prima della partita, era la prima partita Italia-Norvegia a Palermo a settembre, la prima partita di qualificazione, c'era un giocatore
questa te la racconto perché è bella, c'era un giocatore che mi chiama il dottore di questa società e mi dice: mister, questo giocatore ha un problema alla caviglia, non può viaggiare, non può venire a Palermo. Ok, va bene, detto, voi mandatelo, lo facciamo visitare dai nostri medici e poi dopo se c'ha male lo mandiamo indietro. Ma lui c'ha male, ok, ma voi mandatelo, se c'ha male lo rimandiamo, mandatelo, io voglio che venga a salutare i suoi compagni, voglio che venga a dirgli quanto dispiace non esserci, noi stiamo cercando di costruire qualcosa di nuovo, di diverso, e voglio che lui venga a farci capire quanto gli dispiace non esserci, a fare in bocca al lupo, poi se c'ha male torna a casa, se sta meglio lo recuperiamo. È venuto, è stato 3 ore a chiacchierare con me, abbiamo parlato di tutto, è rimasto a vedere i compagni, fare allenamento, la sera è rimasto a dormire, sarebbe rimasto ancora, Francesco Totti, e aveva male alla caviglia, ha detto: mister, guardi, c'ho male, mi dispiace. Poi da questo episodio non c'è mai stato più nessuno che ha chiesto una volta con Adriano Gagliani, mi telefona Gagliani dal Milan e mi fa: Marcello, guarda che c'è sto pazzo di Gattuso qua, che ha una caviglia così, con le stampelle vuole venire a Coverciano. E fa bene Adriano, gli ho detto, perché lui sa che noi vogliamo trovarci, ritrovarci sempre. Poi se uno c'ha male torna a casa, ma lascialo venire. Ma veramente, mi fa, sì, dice, io pacco tutto con la stampella, Gattuso, no? È venuto, è stato lì mezz'ora con noi, a ridere e scherzare, poi è tornato a casa. Si è creato un qualche cosa, e a proposito del quale, ti voglio dire una bellissima frase che ha detto Materazzi dopo il Mondiale, e ha detto, a proposito delle regole da rispettare, no? Lippi è uno che ci ha fatto sempre rispettare le regole, abbiamo sempre rispettato le regole con Lippi senza che lui ce l'abbia imposto. Questo credo che sia il segreto del nostro rapporto, di quel gruppo. Primo pensiero, te lo ricordi che ti è passato in mente quando Grosso in finale ha messo dentro quel rigore? Era stato un pensiero di grandissima gioia oppure di rabbia liberata? No, nessuna rabbia. Ma te lo ricordi ancora quel momento? Io mi ricordo un particolare di quel momento lì che tutti me l'hanno chiesto, forse a te è sfuggito. Allora, io dopo il gol di Grosso, era logico abbandonarsi a un gesto, a un urlo, no. Niente, io mi sono girato, avevo gli occhiali, me li sono tolti e li ho messi dentro la tasca della tuta e ho chiuso la zip. Perché? Perché a Roma, quando si vinse la Champions con l'Ajax, io mi ricordo che dopo il rigore di Jugovic corsi verso il campo e mi cascarono gli occhiali e li pestai e poi dopo non li trovai più, nella confusione, no? Siccome erano passati esattamente 10 anni, dal 96 al 2006, la vista non è fosse migliorata, io non posso rischiare di perdere questi occhiali. E il primo, nessuno ci crede, è pure la verità. Perciò, rigore, campione del mondo, li metto dentro la tasca e poi corro verso i giocatori. Quello è stato il mio primo pensiero, a salvare gli occhiali. Io non sono uno che pensa che si vuole levare Sassolini. Io i Sassolini non me li levo dopo, me li levo durante. Me li sono sempre levati, tu lo sai, mi conosci, io sempre, sì. Anche nei momenti meno adatti. E quando te li levi, te li fuori poi basta, e poi me li tolgo, e poi basta, poi dopo è finita lì. Io non sono uno che dopo si toglie Sassolini. Come per esempio non sono uno che ama festeggiare. Io non ho avuto la fortuna di vincere tante grandi manifestazioni nella mia carriera, ma è una volta che dopo sono andato a festeggiare, no, a me mi piace, sai cosa mi piace fare? Mi piace andare a casa, rimettere il video di quella cosa, e piangere un po', magari anche commuoversi, ma di pensare a tutto quello che abbiamo fatto per arrivare a ottenere quei risultati. E subito dopo, finita la cosa, magari con un bel sigaro o con un bicchiere di vodka o di whisky, che lì mi lascia andare, e alla fine di quella cassetta basta, si chiuso, si pensa al prossimo.
Senti, le traiettorie bizzarre della vita, torniamo un attimo su questa cosa di Zidane, perché è curioso questo fatto che, non dico che ti abbia consegnato la coppa, che però abbia spianato la strada con quel raptus, Zidane, che probabilmente, correggimi se sbaglio, è il giocatore più forte che tu hai mai allenato? È il giocatore più forte che ho mai allenato, indubbiamente. E penso anche che sia il giocatore più forte degli ultimi 20 anni, penso. Cioè, nei primi 20 Maradona, e nei secondi 20 Zidane, sono convinto di questo. Non sono tanto d'accordo sul fatto che ci abbia più o meno spianato la strada. Quando lui è stato espulso mancavano 5 minuti alla fine, le due squadre non avevano più benzina, nessuna delle due, aspettavano i rigori. Per quanto riguarda i rigori, ecco il motivo perché non sono d'accordo che lui ci abbia spianato. Per quanto riguarda i rigori, l'unico che ha sbagliato il rigore è stato Trezeguet, poi l'ha fatto Abidal, l'ha fatto altri. Sicuramente se ci fosse stato Zidane avrebbe tirato lui un rigore, ma non avrebbe tirato al posto di Trezeguet, avrebbe tirato al posto di un altro, perciò l'avrebbe fatto come l'hanno fatto gli altri. L'unico che l'ha sbagliato è stato Trezeguet. Trezeguet, che ti racconto questo episodio, che Trezeguet, io ho avuto tre grandi manifestazioni che sono finite ai rigori, no? Juve Ajax, Juve Milan a Manchester e Berlino. Juve Ajax, fine della partita, tutti i giocatori che sono accanto a me mi guardano fisso negli occhi, come dire io lo tiro, sono pronto. Perché? Perché avevamo fatto una grande partita e tutti volevano partecipare alla vittoria, e infatti abbiamo vinto senza neanche aspettare l'ultimo rigore. Manchester, Juve Milan, partita poco brillante, finisce la partita, chi si lega le scarpe, chi si guarda, saluta la moglie, e io gli dico: ragazzi, guardate che bisogna tirare i rigori, a me non me li fanno tirare. E Trezeguet mi fa: vabbè, lo tiro io. Oh, grazie, gli faccio io. Che quindi è andato a battere il rigore e l'ha sbagliato a Manchester. Quando io ho visto a Berlino, fine della partita, uguale a Roma, tutti a guardarmi, a dire: io lo tiro, volevano tutti partecipare. Mentre vedo Trezeguet che va a battere il rigore, lo guardo e dico dentro di me: tu mi devi qualcosa però, ma è venuta proprio spontanea, sai? È andato e ha sbagliato il rigore, l'unico rigore sbagliato. Restando proprio sui francesi, dei giorni nostri, cosa deve fare la Juve con Pogba secondo te? Cioè, lo deve blindare a vita o è giusto che faccia qualche riflessione su un'eventuale clamorosa plusvalenza, no? Visto i tanti paperoni che bussano alla porta? Ma sai, è difficile dare un consiglio di questo tipo, anche perché io sono passato attraverso diverse situazioni. Una di queste è quando io rientrai alla Juventus dopo l'Inter e mi chiamò il dottor Agnelli e mi disse: Marcello, le devo dare una brutta notizia. E io dissi: qual è la brutta notizia? No? E stringevo gli occhi, no? E bisogna vendere Zidane. Porca miseria, dissi, ma come vendere Zidane? No? Marcello, dissi, ci danno 150 miliardi. Ma stia tranquillo che noi li spendiamo per la squadra, però li dobbiamo dare, e noi con 150 miliardi prendemmo Buffon, Nedved e Thuram. E lui mi disse: intanto comincia a pensare a un sostituto di Zidane. Ho detto: no, non comincio neanche un minuto a pensarci, qualsiasi giocatore noi scegliamo al posto di Zidane non faremo altro che la sua sfortuna, poverino, perché farebbero sempre i paragoni con lui e noi non avremmo invece Zidane all'altezza della situazione. Cambiamo modulo, gli dissi, cambiamo modo di giocare, prendiamo Nedved, prendiamo Thuram, prendiamo Buffon. E quello è stato sicuramente un rinforzo per la squadra. Abbiamo perso Zidane, ma abbiamo preso, infatti abbiamo vinto un po' di squadra. Ma secondo te quella fu una circostanza irripetibile, oppure intravedi delle possibili analogie con questo? Io, allora, diciamo che la Juventus ha Vidal, che è un grandissimo giocatore, è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Pogba, che dà la sensazione di poter diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo. A Marchisio,
che è uno dei migliori centrocampisti del mondo, a me Marchisio mi piace tantissimo, a Pirlo che ancora, vedete, adesso hanno quattro giocatori di questo tipo. Se il gioco vale veramente la candela, se attraverso la vendita di Pogba si può arrivare a comprare, non lo so, sanno loro quello di cui hanno bisogno, non lo devo dire certo io, si possono arrivare altri giocatori, a prendere altri giocatori che altrimenti economicamente non sono inarrivabili, allora in quel reparto si può anche fare un sacrificio, altrimenti no, perché è un giocatore che dà la sensazione di diventare grandissimo. Senti, è corretto dire che la Juventus, questa Juventus di Conte, no, di questi anni, forse non è la più forte dal punto di vista dei valori individuali, però può tranquillamente sgomitare sul podio, sul piano dell'organizzazione, dell'applicazione, dell'impegno. Con tante in Italia, dici? Rispetto alle Juventus del passato, insomma, anche le tue versioni. Ma le Juventus... Poi con Conte, cioè, in che modo si possono tracciare analogie tra Lippi e Conte, questa capacità di creare organizzazioni monolitiche, indottrinare i giocatori. Non è che io muoio dalla voglia di, e neanche Conte credo che muoia dalla voglia, la realtà è che in epoche, fare paragoni tra epoche diverse è una cosa molto difficile. È vero quello che tu dici, che in questo momento ci sono dei grandi giocatori della Juventus, ma se andiamo a prendere la Juventus degli anni, insomma, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, vai a vedere il 2006, nella finale dei campionati del mondo a Berlino c'erano 9 giocatori della Juventus, più l'ex allenatore, e massaggiatori e compagnia, c'era il 60-70% della Juventus in finale dei campionati del mondo, e questo ha un valore sicuramente. In questo momento la Juventus è la migliore squadra d'Italia. La differenza che c'è fra la Juventus e quella di quel momento, forse che in quelle Juventus avevano degli antagonisti un pochettino più forti. Adesso si sta proponendo la Roma come antagonista della Juventus. E la Roma, devo dire che mi dà una bella impressione. No? La settimana scorsa sono andato a trovare a Trigoria i miei due mondiali, Mundial De Rossi e Totti, e mi hanno presentato Garcia e io gli ho detto che la sua squadra dà una bella immagine all'esterno, un'immagine bella di organizzazione, tattica, tecnica, psicologica, di grande compattezza, di grande unità di intenti. Bella, una bellissima immagine, lui infatti gli ha fatto piacere. Però credo che la Juventus sia ancora un po' più forte della Roma e probabilmente vincerà il suo terzo scudetto. E in quel periodo lì eravamo molto più forse più forti noi, perché avevamo tanti grandi giocatori, ma anche i nostri avversari forse erano più forti di quelli che sono gli avversari della Juventus adesso. Sì, a proposito di grandi allenatori, Clarence Seedorf, che impressione hai? Cioè, per come vedi tu questo mestiere, questa professione? Sì. Uno come Seedorf, che ha una grandissima, debordante personalità, che ha un profilo da calciatore da urlo, è sufficiente questo bagaglio per imporsi su una delle panchine più titolate del mondo? È sufficiente, può essere sufficiente, sì, può essere sufficiente. Questo è il motivo perché io credo che Seedorf fosse già scelto dal Milan per il prossimo anno, no? Credo che sia. È già un paio d'anni. È già un paio d'anni che si parla di questo. Adesso la società ha esonerato Allegri. E è un momento particolarmente difficile per il Milan. Tu eri un estimatore. Sono un estimatore e anzi ho parlato con lui la settimana scorsa telefonicamente e gli ho detto che lui deve ritenersi fortunato, perché oggi, col calcio di oggi, un allenatore che sta a livelli di grande squadra è una fortuna per lui ogni 5-6 anni avere 5-6 mesi di stacco mentale, di andare a Livorno, ora vai a casa tua con i tuoi amici, un bel pesciolino, una bella bottiglia di vino, scherzi e ridi, racconti un po' di barzellette, poi vai a vedere qualche giocatore che ti piace in giro per l'Europa, che non puoi andare mai a vedere. Potrebbe avere l'Astra, tra l'altro, con buone prospettive, visto che si parla di... Si parla di nazionale. Si parla di nazionale. E Seedorf perciò è stato chiamato al posto di Allegri. Adesso, che cosa succede? Succede che Seedorf, il fatto che non ha... è la prima volta che fa l'allenatore, probabilmente
Lui ha un'esperienza da grande squadra, no? Ha vinto 4 volte la Champions League, ha sempre giocato in grandi squadre. Conosce la psicologia della grande squadra, sa come si ragiona quando si vince, sa come si ragiona quando si perde. I messaggi che lui vuole dare, secondo me, in questo momento, sono tutti rivolti alla costruzione di una grande squadra, a riportare il Milan a ragionare da grande squadra, anche se in questo momento forse non è una grande squadra, perché non lo è psicologicamente, perché c'è qualche giocatore. La grande sfida qual è? La grande sfida è quella. I limiti, deve accettare i limiti degli altri. Però fa bene. Lui si rende conto che adesso il Milan ha dei limiti, ne rende perfettamente conto perché è troppo intelligente. Però lui vuole trasmettere, i messaggi che vuole dare sono quelli relativi alla ricostruzione di una squadra con una mentalità importante. Sì, a proposito del fugaci nuvolette alle quali abbiamo accennato all'inizio, è il mondiale del 2010, a distanza di anni. C'è qualche altra verità che ci vuoi dire su quello? No, non c'è una verità. Però ti mancarono, no, grandi fuori classe, Buffon. L'unica verità sono quelle, quella lì che hai detto tu adesso. Perché? Cioè, tu hai detto il più grande rimpianto che ho convocato Giuseppe Rossi. Sì, ecco, sì. Ma è sufficiente quello? È proprio l'unico? Non ne vedo altri. Non ne vedo altri. Non c'erano altri giocatori che ci avrebbero dato. Noi avevamo già dei buoni giocatori laggiù, in Sudafrica. Il problema nostro è stato che abbiamo perso, ascolta, con grande onestà ti dico che qualsiasi cosa io ti dica o ti racconti non giustifica il fatto che noi abbiamo perso quella Slovacchia. Non lo giustifica, lo so perfettamente. Lo so perfettamente. No, ma è vero, e neanche, sempre detto. E neanche che pareggi con la Nuova Zelanda, no? E in realtà il problema, il mio lavoro in quei giorni lì è stato quello di dare coraggio, di dare forza, morale a questi giocatori che nel momento in cui non c'era Pirlo, nel momento in cui si è fatto male Buffon dopo il primo tempo, Daniele De Rossi che è un grande giocatore, in quel momento aveva un problema un polpaccio, era al 30%, e noi non avevamo i nostri tre fuori classe, capito? E non c'era questa forza morale per superare le poche difficoltà che potevamo avere, perché se giocavamo un po' più convinti con la Slovacchia avremmo vinto, bastava, non avremmo vinto sicuramente il mondiale, ma bastava andare agli ottavi o quarti, magari essere eliminati dall'Olanda ai quarti, ecco lì che avevi fatto il tuo. Uscendo con la Slovacchia è chiaro che si ingigantisce tutto. Però io mi sono pentito di non aver portato Giuseppe Rossi, perché per una questione di personalità, perché lui è uno che ha un'esperienza internazionale superiore a qualsiasi altro, che ha giocato in Inghilterra, ha giocato in Italia e negli Stati Uniti, è un ragazzo di grande serenità e lui è di grande abilità. E io ho fatto delle scelte e mi sono reso conto di aver sbagliato quella scelta. Quindi c'è il rischio serio che Pepito non possa esserci anche nel prossimo mondiale, tra qualche mese, anche se tutti quanti naturalmente tifiamo per lui, sarebbe un grosso problema, no? Perché Prandelli ha puntato sarebbe sulla sua opinione per Balotelli. E poi ci sono altre incognite sparse, i giovani che faticano a crescere in modo perentorio, abbiamo le difficoltà in ruoli nei quali c'è poco ricambio, vedi gli uomini di fascia. Tu complessivamente sei ottimista o no? Io sono ottimista. Sono ottimista perché c'è un ragionamento tutto mio particolare che adesso te lo faccio. Io penso è molto articolato o può essere espresso? No, è poco articolato. Ci sono. Il Brasile ha vinto 5 mondiali, l'Italia 4. Uno di questi 5 mondiali il Brasile ha vinto contro l'Italia a calcio di rigore negli Stati Uniti. Il Brasile è l'essenza del calcio nel mondo. Se l'Italia avesse avuto un pizzico di fortuna, il calcio di rigore avrebbe vinto l'Italia e l'Italia avrebbe 5 mondiali e il Brasile 4. Cosa voglio dire con questo? Che il mondiale, se vai e che stai bene, che non perdi Buffon, che non perdi Pirlo, che non perdi De Rossi, qua tutti stanno bene, anche se ne manca uno, ma vai in buona forma, e l'Italia, la Francia che ha sofferto tanto quest'anno, l'Olanda, la Spagna, il Brasile, chiunque può vincere. È un ragionamento meraviglioso,
ci avevo proprio pensato. L'Italia, se avesse vinto a rigore con il Brasile, avrebbe 5 mondiali e il Brasile 4. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia è una squadra che, se tutto gira bene, cioè quel pizzico di fortuna, può vincere i mondiali sempre, così come le altre. Mi dici la tua su Balotelli? Nel 2010 non lo convocasti. La mia su Balotelli è questa. No, allora dicesti, ti ricordi, non ci sono i presupposti per regalare questo privilegio. Per me la nazionale è un premio. Ma questi anni lui è migliorato dal punto di vista tecnico. Certo che è migliorato, è migliorato, sì. Questo è quanto dissi io, ma dissi anche avete. Io non so se ci sarò il prossimo anno dopo i mondiali, ma certamente questa nazionale per molti finisce con il 2010, ci sarà bisogno di rinnovamento, che ci sia io o un altro, certamente Balotelli farà parte di questo rinnovamento. In questo mondiale, secondo me, Balotelli non era titolare, non giocava mai nell'Inter, o poco. Giocava nell'Under 21, veniva espulso, faceva casino, cioè, per quale motivo doveva giocare in nazionale? La nazionale è un premio, va? È un premio che è la più grande e bella cosa che possa capitare, perché? Però sicuramente farà parte di un rinnovamento del Balotelli, e adesso è giusto che sia uno dei i due gol che ha fatto con la Germania, sono stati fantastici. È un giocatore che dà la sensazione che può fare gol da un momento all'altro, poi dopo aumenterà la sua tranquillità, la sua serenità, la sua saggezza aumenterà, perché per forza di cose con gli anni aumenta per tutti, e poi Cesare dovrà trovare il compagno ideale, il compagno giusto era probabilmente Beppe Rossi. Auguriamoci che ci sia un'analogia col 2006 anche per Beppe Rossi, come ci fu per Francesco Totti, che recuperò da un infortunio che sembrava che non riuscisse a recuperare, invece ha recuperato, e sia pure fosse al 60-50%, ma la sensazione che dava era, anche gli stessi compagni mi dicevano, mi guardi che Totti anche al 50% gli avversari hanno più paura di Totti che di un altro. Dove era il consiglio a Prandelli in base alla tua esperienza? Perché hai visto in che girone ci hanno messo, anche per i maneggi un po' di Blatter, sono tante difficoltà climatiche, logistiche. Non ce ne possono dare. No, come si arriva a una partita, anche quella con l'Inghilterra, no? in piena Amazzonia, c'è un problema fisico, un problema nervoso, le scadenze sono serratissime. Ascolta, tutti i problemi che avrà l'Italia ce l'avrà anche l'Inghilterra. Uguale, precisi identici. No, non si vince un mondiale perché fa caldo, fa meno caldo, o si perde un mondiale perché fa caldo e umidità. Si sono giocati dei mondiali in condizioni climatiche terribili e hanno sempre vinto più forti. Vince chi è più forte, vince chi è più organizzato, vince chi ha più fortuna in quel periodo, vince chi in quel mese lì ha la fortuna di trovare tutti i suoi giocatori in condizione, e che si crea questa alchimia, questa magia che si crea in un mondiale che poi ti fa vincere. E in questo, per le squadre che ti ho detto io, tutte sono capaci di vincere il mondiale, è possibile per tutti. Quasi certamente Prandelli lascerà dopo il mondiale, mi pare di aver capito che tra un po' scadrà pure il tuo contratto, si potrebbero ricreare quelle coordinate marinare che tanto ti interessano, perché Coverciano e l'Alessandro lo schioppo. No, una terza volta no. Comunque i nomi sono quelli, Allegri, Zaccheroni, l'ho incontrato Zaccheroni in Giappone, è venuto a vedere la nostra partita. Lui ci crede? Lui non abbiamo parlato onestamente, forse era prima che se ne parlasse qua, però sta facendo un gran lavoro lui. Poi so che è molto, molto ben visto, molto apprezzato dai giocatori, ha vinto la Coppa d'Asia l'anno scorso, grande entusiasmo. Grande esperienza internazionale, quest'anno farà il mondiale, è un allenatore secondo me che è ad hoc per la nazionale. Oppure si può prendere un'altra, i nomi sono questi, c'è Max Allegri che ha fatto 3 anni che fa la Champions League, anche quest'anno aveva passato il tour. Perché non Guidolin allora? Perché non Guidolin, un altro che il nome che si è fatto ultimamente è anche quello di Guidolin, certamente ha l'esperienza, la personalità, il carisma per guidare la nazionale. Vabbè, Lippi no. Non è bene. Il tuo collega Benitez, così cerchiamo di capire anche quante verità sono uscite fuori da questa conversazione, dice il calcio è bugia, nel senso che non bisogna sempre raccontare la verità a tutti, soprattutto i giornalisti. Mi domandavo se continui a pensarla in questa maniera o se non hai mai pensato così.
No, ma nell'arco di una carriera si pensano tutte e si mettono anche in pratica tutte. Per esempio, io non sono più quello di 10 anni fa che litigava tutti i giorni, ma andava col paese tutto. Sono Beh, il carattere è rimasto lo stesso. Il carattere è rimasto lo stesso, però... Un po' maloso, un po' impaziente, no? Sì, però le persone con le quali ho litigato alla lunga poi hanno capito che io sono uno con il quale puoi anche litigare dopo mezz'ora, però ci prende un aperitivo insieme. E questo è il mio carattere, perché a proposito dei sassolini, non ci sono sassolini. Io non ho mai sassolini da tirare fuori. Io dico in faccia quello che penso. È scomodo, a volte c'è una reazione, si litiga, però poi dopo si va a prendere l'aperitivo insieme, la sera. I miei grandi amici io li ho avuti così, dopo grandi litigati. E perciò non c'è questo tipo di problema. Senti, vuoi salutare il cinese, i nostri amici? Allora, io ti dico, sono 4 parole di cinese. Una è... Nel tempo sapevi solo portacenere, se non ricordo. Poi come si dice? Yan Hui Gan. Ah, giusto. Poi si sien, che vuol dire grazie, vuol dire cin, che vuol dire per favore, e poi fuyen vuol dire cameriere, e poi ni hao, che vuol dire ciao. Posso dire ni hao a tutti. Va bene. E, vi guardo tutti, seguo il calcio italiano con grande interesse, ma senza grande nostalgia. Va bene, va bene, ci accontentiamo di questo. Buona fortuna, grazie. Anche a te. Arrivo.